saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi abbiamo con noi il nuovo Sony Xperia Z, un terminale che segna il rientro in grande stile di Sony nel club degli smartphone top di gamma, quei terminali che non lasciano nessuna concessione, giustificati da un prezzo molto elevato, nessuna concessione all'hardware, diciamo, e in questo caso direi anche a fatti estetici. Xperia Z si caratterizza per questa parte frontale con un display da 5 pollici con risoluzione 1080x1920 punti. Uno degli elementi di spicco di questo apparecchio è quello di essere stato uno dei primi ad avere questa straordinaria risoluzione, quindi Full HD. In combinata con la tecnologia Bravia Engine, direi che questo display offre una riproduzione di contenuti veramente di altissimo livello. Non ci sono gli eccessi che alcuni display ci propongono, ma abbiamo una visualizzazione a mio giudizio molto realistica dei contenuti. Di fatto anche la risoluzione così alta aiuta veramente a dimenticarsi della presenza di granulosità o di pixel troppo evidenti sul display. La parte superiore ci presenta una capsula auricolare, foto videocamera frontale, i classici sensori di luminosità e di prossimità. Nella parte bassa, annegata nella cornice del display, abbiamo anche i tasti di interfaccia, tasto home, tasto di ritorno e il tasto del menu contestuale che, oltre a proporci le ultime applicazioni aperte, ci permette anche di settare alcuni tasti rapidi per alcune diciamo funzioni che usiamo con maggiore frequenza. Nella parte destra del dispositivo abbiamo questo piccolo sportellino sotto al quale possiamo inserire la mini SIM, tasto di accensione, bilanciere per il controllo del volume. Nella parte superiore abbiamo lo slot per, o meglio il jack per le cuffie. Nella parte di sinistra abbiamo questa contattiera che ci permetterà di agganciare l'Xperia Z a una dock che possiamo acquistare separatamente, e questi altri due sportelli. Il primo è l'alloggio per la scheda micro SD, il secondo è per la connettività micro USB. Nella parte posteriore abbiamo fotocamera da 13 megapixel e il flash LED. Abbiamo poi un secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali. Come si può notare, l'Xperia Z è un telefono di quelli che possiamo chiamare unibody, non è rimovibile il cover posteriore, quindi non possiamo accedere al vano batteria. Batteria che è da 2330 mAh, e poi magari spendiamo anche due parole al riguardo della batteria. Vorrei aprire subito una parentesi prima di addentrarci nelle classiche nei nostri brevi test delle funzioni basiche del telefono. Vorrei spendere due parole sull'estetica di questo telefono, un apparecchio che trovo entusiasmante, mi piace tantissimo dal punto di vista estetico e ancora di più da quello della costruzione. Un terminale davvero molto solido e proprio bello da vedere, ridottissimo lo spessore, siamo a 7,9 mm, il peso è poco sotto i 150 grammi, quindi anche piuttosto comodo da trasportare e da maneggiare. Io uso nella mia quotidianità un telefono un po' più grande, un Galaxy Note 2. Devo dire che questo probabilmente rappresenta un po' un limite per essere utilizzato comodamente con una mano. Un ottimo compromesso tra le dimensioni e la fruibilità dell'apparecchio stesso. Se devo trovare il rovescio della medaglia della parte estetica, lo trovo nella scarsissima funzionalità di questi sportellini che, una volta chiusi, regalano un aspetto quasi perfetto a tutti gli angoli del telefono, ma che all'atto pratico, nella quotidianità, richiedono sempre quel po' di attenzione per essere aperti correttamente senza essere rotti o piegati. Sinceramente preferirei avere le connettività più in vista. Vera è una cosa che questo telefono risponde a un protocollo IP57 che è quello di resistenza ad alcuni agenti atmosferici, quindi l'umidità, una capacità di resistere anche se immerso brevemente in acqua, e quindi la presenza di questi tappini aiuta, anzi direi che è determinante nel corretto funzionamento di questo telefono per aderire al protocollo citato.
Andiamo a vedere anche qualche altra caratteristica prima di vedere un po' il funzionamento. La parte hardware che prima ho saltato a pie pari prevede un processore quad core con clock da 1,5 GHz, scheda Adreno 320 e ben 2 GB di memoria RAM. La memoria fisica ci offre un banco da 16 GB che possiamo espandere con schede micro SD. Abbiamo poi una parte radio anche qui estremamente interessante con la presenza di Wi-Fi, Bluetooth e GPS, e per quanto riguarda lo scambio dati abbiamo un picco in download di 42.2 megabit e di 5.76 in upload. Se questo non fosse sufficiente, Xperia Z è dotato anche della tecnologia LTE che nelle zone ben coperte può arrivare a velocità teorica addirittura di 100 megabit, quindi direi che la parte di scambio dati è al massimo livello possibile. Vediamo brevemente il funzionamento di questo telefono. Partiamo dalla parte telefonica. Ora l'ho resettato poco prima di iniziare la prova e abbiamo solo questo numero in rubrica. Comunque la parte telefonica si presenta con un'interfaccia molto comune, che è quella tipica di Android con colori leggermente diversi, che purtroppo è sprovvista della ricerca intelligente dei contatti. La rivincita arriva secondo me da una capsula auricolare straordinaria. Eccezionale a mio giudizio la capacità di riprodurre i suoni, c'è una quasi totale assenza di interferenze metalliche nella fonia. Forse si potrebbe desiderare un volume leggermente più alto, ma forse sto cavillando un po' troppo. Mi è piaciuto tantissimo, diciamo che siamo sugli standard storici del marchio Sony Ericsson e Ericsson prima per quanto riguarda la gradevolezza delle telefonate, il tutto coadiuvato anche da un buon funzionamento delle antenne in ricetrasmissione. Vediamo brevemente il browser internet. Abbiamo preinstallato il browser Chrome, che ci permette anche la visualizzazione desktop delle pagine, un browser che veramente non ci presenta nessun tipo di sorpresa negativa. In questo momento siamo sotto connettività 3G, velocissimo nell'aprire e nel formattare la pagina, veramente un'esperienza di navigazione internet ai massimi livelli, ben coadiuvata in questo caso anche dalla generosità delle dimensioni del display e anche dalla risoluzione del display. Volevo anche dare un'occhiata alla fotocamera. Mettiamo questo oggetto per la messa a fuoco. La fotocamera, come dicevo, viene presentata con una risoluzione da 13 megapixel. Tra le altre funzioni, una di quelle che mi piace di più è quella dello scatto in raffica. Andando a premere su questo tastino in alto a sinistra abbiamo delle opzioni. Ora ho impostato lo scatto in raffica, che è modulabile in tre diversi modi. Abbiamo lo scatto ad altissima velocità, quello medio e quello basso. Partiamo dal basso, che lavora con la risoluzione Full HD, quindi 1920x1080, passiamo poi a una risoluzione intermedia e a una velocità di scatto intermedia e quella alta. Impostiamo momentaneamente quella alta. Mettiamo a fuoco il tappino della fotocamera. Bene, mi fermo qui perché sennò la cosa diventa un po' lunga. Abbiamo scattato in questo momento 211 immagini consecutive. In realtà il telefono arriva a scattarne oltre 900 a questa velocità. Ora, vero è che la dimensione della foto è un po' ridotta perché siamo in formato HD, ma è anche altrettanto vero che una velocità di raffica di questo tipo con un buffer così prolungato è veramente un fattore straordinario. Poi non so in quanti casi ci sarà utile davvero questa funzione, ma è veramente una cosa eccezionale. In alcuni momenti questa velocità di scatto e questo buffer fa impallidire delle macchine reflex con dei costi mostruosamente più alti di questo telefono. Detto questo, è una chicca di questa macchina fotografica che mi piace moltissimo, che ci tenevo a far vedere. Come ho già detto prima, parlando dell'estetica del telefono, anche la fotocamera a mio giudizio ha alcuni lati, diciamo, oscuri. Abbiamo il rovescio della medaglia. Il primo è una curiosità, una banalità: questo telefono viene venduto dichiarando una risoluzione di 13 megapixel. In realtà il sensore, magari andiamo anche a vederla questa cosa, non il sensore,
possiamo settare al massimo una risoluzione di 12 megapixel. Abbiamo una risoluzione massima di 3920x2904, che non arriva neanche ai 12 milioni tondi tondi di risoluzione. Diciamo che questo è un dettaglio. La cosa che invece mi ha lasciato davvero più perplesso è la qualità delle immagini appena la luce comincia a calare. Qui abbiamo un sensore Exmor che è un po' il fiore all'occhiello del reparto fotografico di casa Sony, e devo dire con molta franchezza che mi aspettavo un po' di più. Le immagini mi appaiono troppo facilmente con presenza di rumore digitale e un po' di granulosità che va a inficiare la definizione dell'immagine stessa. Non riesco bene a dare una a isolare quale possa essere, diciamo, il difetto di questa cosa. Ho la sensazione che forse siamo arrivati un po' al limite fisico. Questi sensori così piccoli forse c'è bisogno che abbiano meno pixel al proprio interno, perché il rumore digitale diventa sennò veramente un fatto quasi automatico, e forse si potrebbe lavorare su quello, cioè cercare di fermare questa corsa ai megapixel e lavorare più sulle immagini. Ma forse in questo caso forse ci vorrebbe un aggiornamento software, perché potrebbe anche esserci un livello di compressione del file JPEG forse eccessivo, forse andrebbe lasciato un po' più l'immagine un po' più grezza, come si dice. Ci tengo un po' a rimarcare questa cosa, perché era una delle cose che volevo provare con maggiore attenzione di questo apparecchio, e mi ha lasciato un pochino perplesso. Nessun problema invece durante l'acquisizione video, che è molto molto valida. Vediamo brevemente anche la parte dei menu. Abbiamo una interfaccia grafica che richiama un po' a prodotti Sony precedenti, ma che di fatto va a modificare in maniera molto leggera la classica grafica di Android, regalandoci un'interfaccia molto fluida, molto veloce, davvero molto, molto reattivo tutto il sistema in tutto quello che fa in questo smartphone. Interessante trovare anche alcune icone che richiamano alcune funzioni storiche di casa Sony. Troviamo il marchio Walkman, abbiamo la possibilità di condividere contenuti con l'ecosistema Sony, quindi con per esempio i televisori, in maniera estremamente facile e intuitiva. Un telefono molto completo da questo punto di vista, che naturalmente possiamo integrare accedendo al market. Volevo spendere due parole anche per quanto riguarda la batteria, che forse è la nota più dolente di questo telefono. Abbiamo una batteria da 2330 mAh, che quindi ha un amperaggio che pare adeguato, che però forse è male sfruttato. Benché questo Xperia Z utilizzi un processore quad-core, che quindi dovrebbe avere una buona ottimizzazione dei consumi, mi pare che l'autonomia sia non ancora sufficiente, non ancora a livello di altri prodotti, tipo per esempio io utilizzo quotidianamente un Galaxy Note 2. Uno dei grandi passi avanti che è stato compiuto con il Galaxy Note 2, a mio giudizio, è stato proprio un'ottimizzazione dei consumi. Io col Galaxy Note 2 arrivo quasi sempre a sera con la batteria, cosa che faccio fatica a fare con altri telefoni, che non sono riuscito a fare con questo Xperia Z, che in certi momenti ha un consumo energetico del 15-20% per ogni singola ora, quindi mi pare un po' eccessivo. Forse ci sarà anche qui bisogno di un intervento per cercare di limitare un pochino il consumo. Facciamo un po' un riassunto di questo telefono. Lo trovo bellissimo esteticamente, molto ben costruito e anche molto ben funzionante. Senza dubbio è uno di quei telefoni che rappresenterà d'ora in poi un punto di riferimento dei top di gamma, quindi un bentornato a Sony, non che non ci fosse stata, ma questo Xperia Z è arrivato nei tempi giusti con un hardware che è adeguato alla concorrenza, quindi senza dubbio quest'anno Sony è arrivata per tempo per confrontarsi con gli altri top di gamma. Cose da rivedere: fotocamera e autonomia, bisogna ridargli un occhio. Vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da io.